Benvenuti nel nostro consueto spazio video talk di questa settimana. Io ho in collegamento da Bologna un cantautore palermitano, classe 1987. Parlare di lui significa parlare di sonorità elettroacustiche, significa parlare anche di artisti e grande cantautorato italiano, significa parlare di blues anche elettronico. Insomma, un funambulo del cantautorato italiano. Qui con me Nicolò Carnesi. Ciao Nicolò, benvenuto. Ciao, ciao. Che presentazione. Beh, te la meriti perché è tutto vero. Allora, noi siamo qui, Grazie. Nicolò, perché è uscito da pochissime settimane il tuo nuovo singolo che si chiama Virtuale e che tu ami definire come, diciamo, un modo per esorcizzare i concerti in streaming e il cibo da asporto. Quindi siamo, diciamo, davvero Sì, tra in una. le tante cose, diciamo, è chiaro che quando bisogna definire una canzone che già si spiega da sé, bisogna trovare, no, delle sovrastrutture ulteriori. Però la canzone, sì, fondamentalmente parla proprio di questo momento storico e di quello che ho provato io, filtrato da me, non attraverso filtri Instagram, ma attraverso i filtri della mente. E quindi è uscita fuori questa canzone. Beh, la parola virtuale che prima ci affascinava molto, adesso non la sopportiamo più. Nella tua canzone tu parli di un bisogno di adattarsi e di stare sul pezzo. Tu come ti stai adattando? Ma io tendenzialmente sono parecchio anacronistico in alcune cose della vita, quindi tendo a non stare molto sul pezzo, perlomeno vado a fasi, sono molto lunatico. Ho avuto anni fa, quando ancora c'era proprio il boom, la novità, no, dei social, un momento in cui anche mi divertivo ad utilizzarli, a sfruttarli per divulgare la mia musica. Ora, chiaramente, non è più un divertimento, ma un vero e proprio lavoro, cioè è parte fondamentale, purtroppo, anche dell'essere musicista, quando in realtà l'essere musicista, diciamo, in essere basterebbe. Quindi mi risulta un po' frustrante dovere per forza a tutti i costi, ecco, stare sul pezzo per quanto riguarda tutto questo mondo per poter poi parallelamente fare quello che realmente faccio e quello che mi piace fare, ovvero musica. Potessi scegliere, ti dico la verità, non ho problemi a dirlo, cioè toglierei tutto e dedicherei la mia vita solo alla musica, se ci fosse la possibilità, un po' come si faceva un tempo, di pubblicare dischi, andare a suonare dal vivo, fare sì le interviste, qualche cosa poi la fai, giustamente come è sempre stato nel mondo del pop, del rock, però dedicarmi esclusivamente a questo. Invece tutto, ormai, diciamo, la scenografia che necessita il fare musicista molto spesso, secondo me, è pesante e soprattutto ti distrae anche da quello che è il tuo vero e proprio lavoro, Quindi perché devi dalla pensare, creatività. sì, perché comunque è una distrazione, cioè siamo un po' vittima anche di, chiaramente, di questo sistema, soprattutto quando stiamo molto a casa, ci annoiamo. Allora, tendenzialmente, prima occupavamo il tempo facendo qualcosa probabilmente di Costruttivo. propositivo, di costruttivo. Adesso stiamo lì, scrolliamo, guardiamo cosa fanno gli altri e poi fondamentalmente non facciamo nulla. E il mio monito nella canzone è: stiamo attenti perché un giorno poi lo saremo davvero virtuali. Ora non voglio portare sfiga, ovviamente ironica la mia, però lo sappiamo tutti che c'è una cosa sicura nella vita, no? Lapsus. E quindi stiamo attenti a viverci appieno la nostra vita, perché poi saremmo realmente virtuali, ma lì ci sarà ben poco da fare. Beh, Quindi diciamo che virtuali in realtà lo siamo già. Lo siamo già e forse non ce ne potenza, sì, rendiamo in conto. potenza lo siamo, e lo siamo anche di fatto molto spesso, perché abbiamo due vere e proprie identità. Io sono convinto che molta gente che mi segue,
attraverso esclusivamente i social, perché è l'unico modo, no, per stare in contatto con un artista, con un musicista, abbia un'idea di me che è totalmente diversa o molto diversa in alcuni casi di quello che sono io realmente, anche perché è così, vale per tutti, non è solo una questione del personaggio pubblico, del musicista, dell'artista. Tutti mostriamo probabilmente solo una parte di noi e la mostriamo in maniera edulcorata, come vorremmo che fosse. E questo è un altro problema, soprattutto nelle generazioni più giovani, questo si trasforma anche in malessere, perché non riuscire più ad avere chiara la propria identità. Assolutamente. E dover lottare anche con la cattiveria che c'è lì dentro, perché ricordiamo pure che siamo pieni di filtri, ma i filtri d'educazione non ci sono invece, quindi tendenzialmente diventano tutti animali. Tutti, no, non voglio generalizzare, però molti sì, ed è un altro dei problemi che le persone più sensibili possono chiaramente soffrire parecchio questa cosa. L'avrei sofferta io da adolescente. Cioè, pensando... Infatti, ci vogliono, diciamo che ci vogliono degli strumenti giusti. Strumenti giusti significa una rete sociale di riferimento molto forte, significa anche, diciamo, strumenti educativi, e purtroppo non tutti li hanno, non tutti hanno la fortuna di avere questi due elementi, per cui appunto soprattutto gli adolescenti. Io penso che come ogni cosa, quando diventa struttura stessa della comunità culturale, sociale, eccetera, vada regolamentata. Il problema ancora con internet è che, nonostante sia di uso comune, ormai praticamente parte della nostra vita al 100%, 24 ore su 24. Non ci siano ancora delle regole precise, ma anche per quanto riguarda regole fiscali, un po' tutto. Sì, sia dal punto di vista fiscale, ma anche sociale. Cioè, il punto è tanto pericoloso, soprattutto per i più giovani, ma non è vero, perché in realtà molto spesso i più giovani sono anche quelli più svegli, che hanno capito perché ci sono nati. È pericoloso in generale, tanto quanto che ne so, andare senza patente con la macchina, no? Sì, esatto. Solo che è un tipo di pericolosità più psicologico, rischi di fare danno, ma quello poi, il danno psicologico, sappiamo che può poi sfociare in quello attivamente fisico, pratico. Anche fisico, certo. Sì, sì, e quindi secondo me è arrivata anche l'ora di mettere delle regole, capire un po' come debba funzionare civilmente questo mondo virtuale che esiste, che c'è, ed è inutile negarlo e fare finta di nulla. Sì, assolutamente. Infatti, dicevo, molti si accorgono e utilizzano, diciamo, l'identità virtuale nel modo giusto, altri non riescono a trovare una connessione e molti non riescono neanche ad interpretare quello che si è, no? Poi entra in gioco anche la questione dei ruoli sociali, insomma, è una cosa molto complessa. Sì. Ma tornando al tuo singolo, con questa canzone tu hai fatto un videoclip molto, molto divertente, perché sei trasformato nel protagonista di un videogioco. Vorrei precisare una cosa: il videoclip in realtà è una conseguenza, il videogioco esiste veramente, ci puoi giocare. Io ho semplicemente poi pubblicato una partita giocata bene del videogioco, però la canzone è uscita in anteprima con questo videogioco, potevi ascoltarla solo finendo il videogioco, cioè e poi, diciamo, l'ho trasformato in, ovviamente, visto che era molto bello graficamente, l'ho trasformato anche in un video, perché quando abbiamo pensato al videogioco l'abbiamo costruito in maniera tale che fosse pertinente e coerente con la canzone, quindi si incastra perfettamente. Però il gioco è giocabile, basta andare a mettere videogame Nicolò Carnesi virtuale o andare sul mio Instagram, tanto per cambiare, o su Facebook, e trovate i link. Io l'ho fatto, il gioco l'ho fatto, sono arrivata anche al game over e ti ho visto sfiatato, sudato. No, divento uno zombie, come, perché io nel videogioco libero questi personaggi che sono così, sempre zombie al telefono, li libero e loro cominciano a ballare, spuntano le note
Quindi cominciano ad ascoltare musica e chi viene liberato poi finisce al mio concerto finale, il pubblico che finalmente si può godere qualcosa dal vivo, anche se solo su un video che voleva essere anche, no, come dire, speriamo di tornarci sul palco, prima sul videogioco, poi davvero. Tra l'altro è anche una metafora, perché tu corri e ti vengono incontro quasi come dei proiettili le icone dei social, quindi... Mi uccidono, sì, mi uccidono, infatti li devo evitare, mi uccidono, sì. I cuori sono come delle bombe che bisogna schivare. Esatto. Davvero molto divertente. Ma il tema della comunicazione è un tema a te caro, perché ne parli, diciamo, con il lato virtuale nel tuo ultimo singolo, ma anche nel passato la comunicazione è un tema a te caro. Che cos'è che ti intriga del mondo della comunicazione e che cosa invece ti turba? Beh sì, diciamo che per chi vive quest'epoca la comunicazione non può che far parte della propria vita, ripeto, nessuno escluso, qualsiasi mestiere tu faccia, hai bisogno di comunicarlo, tranne rare eccezioni. Beh, un po' ne ho parlato, che cos'è la comunicazione per me? Nel mio caso è innanzitutto fare musica, cioè cercare di mandare dei messaggi che siano leggeri o un po' più pesanti, con dei contenuti più corposi o meno, poi dipende proprio da quello che vuoi fare, se alleggerire, per ora siamo nel momento di musica leggerissima, no? Se vuoi alleggerire un po' di musica, tra l'altro... E sono miei amici, quindi sono strafelice che stia andando così. Ma infatti volevo anche chiederti, appunto, perché all'ultimo festival di Sanremo hanno partecipato tantissimi tuoi colleghi e amici siciliani, e appunto come Colapesce Di Martino, a cui tu fai riferimento, e altri. E quale brano hai apprezzato di più? Anche se capisco che è difficile, non voglio. No, non ho problemi con la moce. Cioè, fondamentalmente ci sono chiaramente delle cose che non mi piacevano per nulla, mi sono piaciuti, ma veramente lo scindo dal rapporto personale che ho, però realmente il rapporto personale si è creato anche grazie a una stima reciproca, quindi di conseguenza ho apprezzato molto tutta l'operazione, sia visiva che la canzone stessa di Antonio e Lorenzo, di Colapesce Di Martino, in musica leggerissima. Ho apprezzato il pezzo dei Comacose, mi sembra una canzone d'amore molto ben scritta, molto leggera, anche quella è piacevole. Mi sono piaciute tantissimo l'esibizione della rappresentante di lista, che trovo perfette nella forma di comunicazione visiva. Esatto, loro fortissimi in quello, sì, sono stati molto molto bravi, proprio perché la musica appunto va comunicata anche attraverso l'immagine, no? Io in questo devo dire non sono mai stato molto bravo ad usare me stesso, ho sempre cercato di trovare degli alter ego, per dire, il pupino virtuale del videogioco e così via, non amo molto stare davanti alla telecamera. Allora ti ringraziamo per essere in... Vabbè, questa è una webcam, dai, è più, sei a casa, mi sento più al sicuro. Sì, no, ma tra l'altro poi ho visto che comunque tu hai utilizzato durante la pandemia i social per fare delle dirette in cui cantavi per i tuoi fan, quindi insomma comunque sei molto avvezzo. Sì, ma all'inizio siamo stati colpiti tutti da questa botta, credendo anche che fosse passeggera, cioè non ci dimentichiamo che ce la faremo, andrà tutto bene, che sono stati totalmente... Ce n'è uno proprio ancora qui, è nel balcone, in un balcone di fronte, che è totalmente sbiadito questo andrà tutto bene, ed è proprio perfettamente simbolico per quanto riguarda l'andazzo delle cose.
Nello sbiadimento, diciamo Esatto. che. E io all'inizio mi sembrava un modo per stare tutti uniti, mi divertivo a farlo, quindi l'ho fatto con la totale naturalezza. Poi quando ho capito che innanzitutto Non non se ne usciva. se ne usciva, poi da musicista sinceramente fare le canzoni così, sentire il silenzio tra un pezzo e l'altro è proprio svilente ad un certo punto, quindi non ce l'ho più fatta. Io ho abbandonato poi i social per 6 mesi, sono tornato poi tipo a fine settembre a pubblicare qualcosa. L'estate mi sono totalmente disintossicato. Ho passato per un periodo, come dire, un po' più difficile proprio dovuto alle conseguenze di questo, del primo lockdown, perché poi l'ho vissuto totalmente da solo qui a Bologna e non stavo qui a Bologna da molto tempo. Quindi è stato anche abbastanza traumatico, però devo dire che in quel caso i libri, dopo, no, si diceva leggetevi un buon libro durante l'otta, in realtà io li ho letti dopo, proprio in estate quando tutti andavano a mare nelle discoteche, io sono rimasto a casa e ho preso i libri di filosofia. Da lì poi mi è venuto di nuovo, non so da dove, l'ispirazione, perché io pensavo di non avere, almeno in quel momento, più nulla da dire con la musica. E invece, come sempre accade, quando meno te lo aspetti, boom, ti arriva. E niente, ho scritto parecchie canzoni, sto continuando a scriverle. E questo mi fa molto piacere perché vengono da una necessità, ecco, sono assolutamente sincere. Una tua Perché necessità e non una necessità sì, discografica, su ecco. quello penso negli anni di aver dimostrato che non vado incontro alle mode, ho anche perso, cioè, atteso 3 anni. Da un disco all'altro, da una canzone all'altra, quindi sinceramente delle dinamiche commerciali, del mercato me ne frego abbastanza, anche a mio discapito, diciamo, però per me quello che faccio deve rimanere vero, altrimenti non ci credo io e non ci crederanno nemmeno gli altri in quello che dico, Certo. e lì sarebbe veramente finita. Quindi tanto vale prendersi una pausa, dovrebbero farlo anche in molti, diciamo, nella No, scena yeah. musicale e artistica italiana, che secondo me in questo momento un po' soffre anche e soprattutto è stata la botta di grazia, purtroppo, questa pandemia. Sì. Perché era un settore già in netta crisi di contenuti, economica, anche proprio di fruizione da parte del pubblico. C'è stato anche secondo me, un abbassamento culturale e non ci voleva proprio, perché questo ha decretato intanto veramente una bella botta, sperando che possa servire invece poi come slancio, no? Un po' come effetto gravitazionale, quando fai il giro e la botta ti dà, proprio quando stai La rallentando, in spinta. realtà poi ti dà la spinta per arrivare su Giove, non lo so. Soprattutto per trovare delle nuove tematiche, cioè tornare alla vita normale, così come noi la intendiamo, per poi trovare nuovi filoni, nuove tematiche. Se continuiamo a Sì, che stare poi chiusi in casa, co continuiamo a girare su chiarissimo, noi stessi, come. le tematiche umane però sono sempre le stesse, secondo me, Sì, cioè dall'alba siamo dei tempi, alla fine di quello d'accordo. parliamo, dell'esistenza, Ecco, dell'amore, il proprio punto lì è la volevo forma, arrivare. è il Proprio lì volevo compito, arrivare, esatto. perché prima parlavi appunto delle canzoni d'amore che insomma sono di repertorio per tutti gli artisti. Per esempio, nel tuo album precedente del 2019, Ho bisogno di dirti domani, tu comunque tratti questo tema. E secondo te le relazioni come sono cambiate nella contemporaneità a causa di fattori intervenienti come uno, l'ansia, due, la velocità? Beh, sono cambiate parecchio, soprattutto secondo me nella mia generazione, quella più giovane, perché si tende un sacco poi a semplificare la cosa, ad averla pronta e preparata, apparecchiata a tavola, nota le app per gli incontri, no? I dating, eccetera, sì. Eh sì, tipo Tinder, no? Sì. Quello fa sì, secondo me, sta creando un cortocircuito in molte persone. Perché si stanno abituando tendenzialmente a questo modo di approcciare. Poi lo vedo, cioè lo vedevo perché ormai non si esce più.
quando adesso frequentavo un locale, così mi bevevo una cosa, seguivo un concerto, io sono, a me piace un po' spiare, osservare gli altri, mi metto in un angolino, è difficile non notarmi perché sono alto 1,90 m, gigante, sti capelli, però cerco proprio di mettermi nell'ombra ed osservo, che è quello che poi spesso poi mi fa, insomma, trovare l'ispirazione, trovare l'idea, qualcosa, no? Esatto, quindi osservavo e notavo che c'è, soprattutto nel lato maschile, un'insicurezza, visto che ancora c'è, no? C'è ancora il, come dire, il cliché del maschio sicuro, fa il bomber, tutte queste cavolate qui. In realtà il maschio di oggi è molto, molto più sulla difensiva, molto più impaurito, sembra quasi una gazzella. È vero. Cosa che poi non è negativa, che, insomma, sensibilizzare, togliere appunto quel cliché lì, che a me personalmente non mi è mai piaciuto, non è un male, però vedo che c'è proprio una difficoltà nel costruire anche proprio un approccio, molto spesso c'è difficoltà a costruire una relazione, non so come si evolve, io penso si evolverà nel poliamore tutto questo, in coppie che cambieranno tra di loro, secondo me è il destino dell'umanità, un po' come si faceva ai tempi dei cacciatori-raccoglitori, nelle tribù, che, insomma, tutti erano di tutti, così i figli venivano allevati. Questa è antropologia, quindi io non dico niente di strano e di nuovo, però siccome la storia ricorre sempre, sì, e finché proprio non saremo un essere, un animale diverso, un'evoluzione ulteriore dell'Homo sapiens, quelle sono le nostre dinamiche, semplicemente vengono cambiate al giorno d'oggi, soprattutto dall'evoluzione tecnologica. Non so dove si andrà a parare, ma sinceramente mi incuriosisce questa cosa, perché non ho dogmi o preconcetti, non sono su questo assolutamente libero. Beh. Chissà se noi riusciremo a vedere, diciamo, questo mondo nuovo delle relazioni, oppure no, cioè bisogna capire come... Probabilmente sarà poliamore, perché sarà virtuale, ognuno starà a casa sua. C'è un bellissimo libro che si chiama Le possibilità di un'isola, di Michel Houellebecq, che consiglio, momento letterario, che affronta questo discorso, cioè... racconta di questi uomini in un futuro prossimo che vivono, che hanno sconfitto la morte, quindi sconfiggere la morte significa anche allontanare la religione. Certo. Chiaramente questo è il punto di vista di Houellebecq, che è questo filosofo e scrittore molto bravo francese. E lì praticamente... i rapporti tra le persone, non c'è più bisogno di fare un figlio, perché tu devi accudire te stesso praticamente per l'eternità, no? E quindi tutti gli amori sono totalmente virtuali e a distanza, e quindi non ce n'è solo uno. Certo, certo. È un po' inquietante, ma potrebbe accadere. Sì, io credo che sì, ci sono anche degli studi a questo proposito che sono stati fatti dagli psicologi con i topi, insomma, sì. In cui poi questi animali diventano molto egocentrici anche, no? Quindi è probabile che queste due cose poi... Siamo nell'età dell'ego, c'è stata l'età dell'oro, del bro, questa è l'età dell'ego. Questa è l'età dell'ego. È l'individualità, ma d'altronde è anche la vittoria del capitalismo, no? Della globalizzazione, l'individualità. Però qua non stiamo... Paghiamo questo prezzo. Senti, tu ti sei esibito, così ti faccio ricordare un po' di cose belle, ti sei esibito all'estero, a Parigi, a Bruxelles, ma anche negli Emirati Arabi, a New York. Sì. Qual è la differenza tra queste esibizioni all'estero e un palco italiano? Beh, c'è anche da specificare che chiaramente sono dei contesti diversi. In Italia sono in club un po' più grandi, all'estero mi è capitato anche di fare le cose proprio che sono stupende, nei localini piccoli, negli open mic, quelli proprio piccoli, ma anche in
in conte per vabbè, negli Emirati Arabi è tutto gigante per loro, per loro dice, ogni cosa è buona per ricordarti che quella è tipo la, la cosa più grande del mondo. Mi ricordo che in Kuwait abbiamo suonato in una barca di legno gigantesca, però che non era sul mare, era stata ancorata, e quelli mi dicevano: questa è la barca di legno più grande del mondo. E quando mai c'è il palazzo più grande del mondo? Cioè, ho capito. Amano Guinness, insomma. Eh sì, perché tra l'altro sono giovani, cioè d'altronde non hanno una storia vera. Una storia, chiaro. Quindi hanno puntato tutto sulla grandezza, certo, visto le economie che possiedono. Ma lei, guarda, la musica, ora dico la solita banalità, è il linguaggio universale, obiettivamente non ha connotati linguistici, culturali forse sì, ma cambia un po' nelle scale, nella nostra concezione di armonia, no? Noi abbiamo le scale occidentali, quelle a cui siamo abituati. Mi ricordo quando suonai con un cantante arabo, appunto, siriano, lui aveva una band con me che lamentava la difficoltà a stare dietro, sia armonicamente che ritmicamente, non capendo, pensando che fosse lui a sbagliare. E io ho detto: ragazzi, prendete questa occasione per imparare invece che la musica, per quanto sia universale nel linguaggio in sé, però ha delle regole diverse dettate dalla cultura. Quindi era molto interessante vedere come qualcosa che per noi, tipo a Sanremo, sarebbe stonato, in realtà non lo è, perché ne so, i semitoni nell'orecchio dell'orientale sono invece totalmente una melodia, una forma mentis culturale, quindi è super interessante ed è la cosa forse più bella del viaggio musicale, perché ti apre totalmente insomma la visione di quella che è la musica, perché qua siamo veramente occidentali, proprio esclusivamente occidentali. Ogni tanto sentiamo qualche scaletta così strana, un po' di cose arabeggianti, ma siamo profondamente chiusi nel nostro sistema musicale, che è un male, ma anche che è un bene, ma anche un male, perché fondamentalmente l'arte si può allargare sempre. E quindi è molto interessante. A me piacerebbe molto, infatti, fare altre cose nei paesi orientali, proprio per concepire un nuovo e scoprire nuovi modi di fare musica. Senti, a proposito di scale occidentali, mi hai detto che hai una chitarra vicino a te. potresti intonarci qualcosa? Ma posso fare una piccola parte del nuovo pezzo. Diciamo. Sì, certo, grazie. Arrivo a me al primo ritornello, per intero è brutto e poi finisce. Come dicevo prima, non sono più abituato. Vabbè. Ma comunque, fa così. Catastrofi morali, disfattisti, piazza affari, giovani missionari, la tua pizza, le farine cereali, le pandemie globali, complottisti, reazionari, e poi ci sei anche tu, dietro quello schermo che filtri le emozioni, che pubblichi canzoni, quanto è misera la vita negli abusi di allegria. Nella patina sociale che ci rende tutti vittime di un'ironia mortale. Non ce la faccio più, ho gli occhi rossi e le dita in cancrena. Un filtro sull'anima, ho perso lo slancio per uscire la sera. Ma cosa ci vuoi fare? Ti devi adattare, devi stare sul pezzo. Se non vuoi scomparire devi fare la storia, ma che duri solo qualche ora. Bravo, grazie. Grazie mille per questo. Per ascoltare il resto basta andare in tutte le piattaforme e così via. Assolutamente, noi invitiamo chi ci sta seguendo ad andare sulle piattaforme per ascoltare il tuo ultimo singolo. Senti, ma tu vieni da un paesino che si chiama Villa Frati, in provincia di Palermo, poi sei passato a Milano, adesso sei a Bologna, ovviamente abbiamo parlato anche di concerti all'estero. Che cosa ti manca del tuo paese? Ma vabbè, fondamentalmente mi manca la mia famiglia, il mio cane,
Gli amici, cioè dei posti ti mancano molto spesso sempre le persone, secondo me, alla fine dei conti. Nella Sì, sì. Sicilia sicuramente mi manca anche il clima, anche se per ora sono belle giornate qui a Bologna, il che è proprio, sai, è proprio l'ironia della Della sorte, sorte, visto che non potete approfittarne perché in quando si questo poteva modo. uscire c'erano giornate terribili, nuvole, nebbia, pioggia. Ora invece che ci sono solo giornate col sole, siamo in zona rossa, quindi capita sempre così. E poi sì, mi manca, vabbè, casa manca sempre, la famiglia, gli affetti, gli amici, il clima. Poi la Sicilia è un'isola d'oro sotto questo punto di vista. Vabbè, ma ci tornerò. Assolutamente. Sono stato a Natale, chiaramente non tamponato, potendo stare solo, volendo stare solo a casa, anche perché non si poteva fare altro, e mi sono goduto un po' la compagnia della mia famiglia. Però chiaramente di questi tempi è molto più difficile andare e venire. Prima lo facevo più spesso, per ora è giusto così, insomma, fare un ulteriore sacrificio, sperando. Poi io spero che in estate un po' le cose migliorino tra vaccini e tutte. Lo speriamo tutti questo. Nicolò, Magari torno qualche mese a casa. io mi auguro, come immagino tutti quelli che ci stanno seguendo, di poterti vedere e ascoltare live in qualche club in giro per l'Italia. Noi ci auguriamo di vederti presto in Sicilia, come immagino speri anche tu, e ti ringrazio per averci dedicato questo tempo. Grazie a voi e speriamo che questo augurio si avveri. Sì, Attendiamo. speriamo Io sto prestissimo. lavorando per questo, cioè, quindi scrivo canzoni, continuo a suonare, sarò pronto quando toccherà di nuovo a noi. Non vediamo l'ora di ascoltarle, Nicolò. Grazie mille. Grazie. A presto, ciao.